Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi vediamo una routine anti-gobba, ossia una routine che ci permette di aprire le spalle e migliorare la postura. Bene, questa è una routine che spesso metto in pratica anch'io e quindi oggi la andiamo a fare insieme. Ti ho preparato proprio tutto l'allenamento, quindi il mio consiglio è salvati questo workout in modo tale che magari dopo che hai fatto delle ore al PC, alla scrivania, tante ore in macchina, lo puoi subito andare a mettere in pratica. È comodissimo, non servono attrezzi. E niente, fammi sapere poi qua sotto nei commenti se l'hai praticato e com'è andato, oppure se vuoi altri video inerenti a questo argomento. Ecco, il mio consiglio è, se puoi, commenta, perché mi aiuta a mantenere attivo il canale e far sì che questi video possano aiutare tante persone. A te non costa niente mettere un like, mettere un commento, a me può aiutare a fare meglio il mio lavoro e soprattutto perché credo in quello che faccio. Ma adesso partiamo con il workout. È un workout, come ti dicevo, che metto in pratica anch'io, quindi è utilissimo per cercare di aprire le spalle. Semplice, facciamo una roba molto semplice. Allora, ho organizzato il timer, no? Quindi faremo ogni esercizio, lo manteniamo per... aspetta che torno indietro, faccio partire. Ogni esercizio lo teniamo 30 secondi, poi abbiamo 15 secondi per cambiare posizione e abbiamo un totale di 4 esercizi. E poi al termine del quarto esercizio lo ripetiamo per due volte. 5 minuti di esercizi di mobilità che ci aiuteranno ad andare a stirare la muscolatura anteriore e a rinforzare quella posteriore. Ok? Allora, anzi, faccio vedere il primo esercizio così. Primo esercizio lo possiamo fare, allora, in versione un po' più... diciamo semplice, possiamo farla diciamo in questa maniera qua, su il sedere e poi giù, e lo fai in maniera dinamica cercando di aprire le spalle quando vieni su. Ok, faccio partire e facciamo per 30 secondi questa routine, poi cambiamo esercizio. Ok, andiamo, pronti? Ok, let's go. Ok, da questa posizione su e giù, cerca proprio di apro le spalle e porto indietro il capo, movimento lento e graduale. Ecco, considera che non dobbiamo inventarci chissà che esercizi semplici che riusciamo a mettere in pratica in maniera automatizzata sono quelli che devi ricercare, non posture da contorsionista. A volte vedo posture di contorsionismo per fare, non serve a niente. Secondo esercizio, metti in questa posizione, afferma le caviglie, ok? Appoggia la testa. E da questa posizione manteniamo questa posizione. Ecco, cerca di portare sul sedere, spalle bene a contatto con il pavimento e solleva. Gonfia il torace e poi butti fuori. Qua lo facciamo in tenuta isometrica, quindi mantieni la posizione. Ok, così. Rest. Ora cambiamo esercizio. Allora, guarda, ti metti in appoggio sulle ginocchia. Mi metti le mani un po' più larghine delle spalle, quindi una postura di questo genere, e di qua proverai a portare il braccio verso il pavimento, in questo modo, cercando di portare quasi, se riesci, la spalla a contatto con il pavimento e poi risollevi, così senti come il petto si stira, ok, in maniera dinamica. Ok, così. Ah. Senti, io prima ho fatto pettorali. Ok, perfetto. Adesso facciamo ancora un esercizio statico. Quindi, in ginocchio, mani avanti. In questo caso la coscia rimane quasi perpendicolare al pavimento. E cerchiamo di portare verso il basso le braccia e il petto. In questo modo allungheremo le spalle e manteniamo questa posizione per, ok, una trentina di secondi, ok? La testa può rimanere staccata, mantieni. Oh.
Ok, respira. Ok, perfetto. Adesso recuperiamo una ventina di secondi e rifacciamo una nuova sequenza. Ecco, chi di voi vuole provare delle sequenze di allungamento? Sul mio sito umbertomileto.it trovate il percorso 15 mobility. Se vi piacciono, secondo me è il percorso che fa per voi. È una vera e propria sfida, Quindi, ok, ripartiamo. Su. Come dicevo, è proprio una vera e propria sfida. Le persone si sono innamorate di questo mio corso dedicato alla ginnastica di mobilità, allo stretching, però fatta appunto da una persona che non è un contorsionista, ma un qualcuno che vi dà degli esercizi semplici da applicare giorno dopo giorno. I workout durano circa 15 minuti, come dice il nome stesso. Ok. E vi permettono di applicare semplici esercizi di allungamento per mantenere la vostra muscolatura più elastica e più sciolta. Quindi, se vi piace, trovate comunque sul mio sito. Ok, adesso mettiamoci qua. Ok, mobilità sul bacino. Ecco, se non riuscite a tenere per 30 secondi, anche questo esercizio me lo potete fare in maniera dinamica, Giù con il sedere e su, cercando appunto di aprire e di incurvare, diciamo, le vertebre dorsali toraciche per aprire e allungare e stirare la gabbia toracica. Quindi così mantengo. Ok, ginnastica anti-gobba per migliorare l'apertura delle spalle, ideale per tutte quelle persone che stanno tanto tempo, diciamo, curvi e in postura scorretta. Mani larghe. Da questa posizione mi abbasso e vado. Ecco, quando facciamo questi movimenti dinamici, l'esercizio deve essere sempre eseguito in forma controllata, ok? E vi assicuro che magari inizialmente andate giù piano, ma poi di volta in volta andrete sempre giù meglio, ok? Perfetto, bravo coach. Adesso abbiamo l'ultima posizione, postura di allungamento. Questi 5 minuti comunque, se ripetuti anche giornalmente, vi possono dare una grande mano, assolutamente. Poi il mio scopo è farvi appassionare al movimento, anche perché, come dico sempre, dobbiamo lavorare così sperando di vivere fino a 90 anni, a 100 anni, comunque dovremmo cercare di fare esercizi fino a 90 anni o a 100 anni, perché anche a quell'età lì riuscire a muoversi significa star fuori, diciamo, dal letto, riuscire a fare ancora le nostre attività quotidiane e quindi... E quindi l'idea è che il movimento, come dico sempre, non ha scadenza. Quindi abbiamo terminato. Adesso, ecco, se l'hai praticata, come detto, non ti costa niente, lasciami un commento qua sotto, mi fa piacere leggere i vostri feedback, chiedimi magari quello che vorresti vedere in altri video, io leggo i messaggi, leggo i commenti, magari non risponderò a tutti, ma comunque vi leggo e se mi rifate delle richieste, poi come spesso accade, questo era il video che mi aveva chiesto una ragazza, proprio una routine antigobba, ho fatto poi il video proprio pratico per cercare di aiutarvi. E se volete un qualcosa di più strutturato, potete andare sul mio sito e trovate tantissime informazioni e sicuramente il corso che fa per voi. Complimenti ad aver praticato questa lezione e ci si vede in un prossimo workout. Alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomileto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!